Oggi Sbarbatore Napoletano, eccomi qua. Oggi è venerdì, finalmente ci rilassiamo bella tranquilli. Come sapete, il venerdì a Sbarbate della da godere, diciamo, da godere proprio, la già godere proprio perché è venerdì, voglio stare bella rilassata, senza fretta addosso. E lo so, per qualcuno, diciamo, è un po' una cosa, però, per qualcuno pesa per il semplice motivo che sapeva che ci mette di un altro video e impiegherò diverso tempo. Allora, questo video lo farò con un sapone che ho usato in un'occasione dopo, un'occasione abbastanza pesante. E quindi voglio anche togliergli un attimo questa cosa di, anche perché, beh, non perché voglia tirar via il ricordo, ma perché quello è un ricordo, diciamo, seppur pesante, debile, ma perché voglio un attimino, sì, mandarlo un attimino via da questa ombra, diciamo. Eccolo qui comunque. Mondial. Sì, lo so già che qualcuno storcerà il naso, il mondiale qua, il mondiale là. Bergamotto Neroli. C'è poco da fare, la mondiale è delicata con le profumazioni, lavora bene, a me piace ovviamente. Andrò a prelevare col cucchiaino perché sicuramente non immergerò il pennello. Il sapone è molto morbido, morbidissimo. Quasi sembra un gelato, la consistenza di un gelato. Ne ho preso un pochino, credo che basti, anzi credo che sia pure troppo, come al solito avrò esagerato. Chiudo la confezione che porta una lieve cartina fina di velina, di una carta che comunque, di una plastica, anzi, una piccola plastichina leggera. Guardate la consistenza del sapone, è proprio morbidissimo, ultra morbido questo sapone. Vado a metterlo nella mia deliziosa e rugosa, perché sono in rilievo questi, diciamo, questi disegni. È anche abbastanza in rilievo. Nella mia ciotolina, mi è una ciotola da barba? No, la uso io appunto perché ho trovato questa particolarità. Eccola qui, togliamo dal cucchiaino, non voglio, lo metto sul pennello già. Pennello in tasso, non basta le punture di zanzara, voglio finire di pungermi con il pennello e casomai, ecco, dopo c'è quel cucchiaino. Allora, goccina d'acqua calda per aiutare il sapone a sciogliersi, che poco ce n'è bisogno perché comunque molto piacevole, si sente bene questo bergamotto. Bello punge anche, un po' pungente nel suo finale, nel suo retro. Vado un attimino ad impastare, a cercare di accorpare il sapone all'interno per portarmelo poi. Non voglio montare in ciotola perché sapete che non sono amante del montaggio in ciotola. Se non mi cade, vorrei montarlo sul viso, ma vedo un bel pezzettone già pronto a spiaccicarsi a terra, quindi continuerò un altro po' in ciotola. Ma io sapete che quando viene il venerdì, io come vi ho sempre detto, mi coccolo, finisce la settimana di lavoro, un po' più di tempo avanti, anche se pure stasera sono riuscito ad arrivare tardi, perché passi a fare un servizio, un altro, e ti trovi poi l'orologio che gira senza accorgersi. Come al solito poi, come quando più, quanto più vuoi arrivare prima,
Quando vuoi arrivare a casa presto, quindi quanto più vuoi fare prima, trovi un incidente da un lato, dal lato opposto della tangenziale, dove, come ogni persona ignorante che si rispetti, si ferma per creare altro traffico e per cercare di creare altri incidenti, quindi si fermano come coglioni. Ok, e si mettono a guardare, ma questo succede ovunque, non è una cosa che succede solo qui, succede un po' in tutta Italia, che c'è sempre il coglione che rallenta, si ferma perché deve guardare l'incidente, magari poi ne provoca un altro. E poco più avanti c'era un incidente proprio per fortuna, già ce la siamo sviata presto. Solo due macchine, quindi ce la siamo sviata presto e siamo riusciti a proseguire. E come al solito, tra una cosa e un'altra, arrivo sempre a casa sodasso per dei peli in quantità, non come l'altra volta, qualche peluccio per ancora lo perde, a pungere punge comunque. All'inizio quando ho preso il Silver Tip, senti questa cosa del tasso, dicevo, ma questo, anche quando, a dire la verità, anche quando provai questo pennello la prima volta, dissi, ma io sto pungere non lo sento, questo pungere fastidioso che dicono, però non so perché, forse con qualche uso in più. È spuntata pure qui la cosa che punge, punge bene. Ci me meno male che mi fai coccola, che sei come zanzara. Vabbè, per fortuna non dà fastidio dopo il suo pungere. Allora, credo che basti. Sai, un'arma voglio pigliare tranquilla. Ma pigliare tranquilla ci ho fatto una stronzata, perché non mi sono preparato la lametta, non vi ho detto ancora qual era, perché nella locandina l'avete già vista, anzi. Quindi, allora, ve lo mostro, ecco cosa era questa di secondo giro, perché già l'ho usata una volta, quindi la userò un'altra volta. Rasoio baionetta, good fella smile. Ecco qui il buon baionetta, che a me tanto piace sinceramente. Poi per il resto è questione di gusti, non è che stiamo lì. Hanno meglio, hanno peggio. Però detta così un po' a nome, diciamo, no? Comunque. Ecco qui. Vediamo un po'. Di portare una bella barbetta a casa tranquilla. Perché, come tante volte vi dico, questo è un rasoio bello tranquillo. Dice, ma tu l'hai detto pure il lato Wilkinson, cosa? Dettaglia, se faccio coglionate, mi devo per forza tagliare. Se si fa una manovra sbagliata, qualche rasoio ti fa portare il taglio a casa, quindi. Poi che taglia, lo sapete, la settimana scorsa mi sono tagliato con un profilo, quindi il taglio proprio un profilo in alluminio, ci sono passato vicino per fortuna. Non è andato profondo come qui, quindi. Che ancora il segno, vero?
la diciamo pure perché un collega mio, durante la fase di lavorazione, spinse forte il profilo. Un profilo abbastanza lungo, 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 perché lungo, che incrociò il mio braccio. E per 2 volte la stessa manovra, quindi il taglio si è intensificato. Buona la prima, vediamo se riusciamo a portarci pure la seconda. Sciacquo il viso, do un'occhiata. Ecco qui tampono appena un po' perché voglio lasciare un po' d'acqua per andare di seconda passata. Ecco qui. Vado a prelevare un altro po' di sapone che ho dentro, anche perché verrebbe buttato diversamente e sarebbe un peccato. Ottima la profumazione di questo sapone. Quello che mi dispiace di Mondial, non so se è una mia ignoranza, ho cercato ma senza impegno, diciamo, il fatto che non ci siano gli Affater, i lavabobarba della Mondial, perché sarebbe veramente un piacere andare a. Andare a trovare un after che accompagni il sapone. Punge veramente questo tasto, devo dire la verità, punge per bene. Punge proprio per bene. Il suo lavoro di pungere lo fanno. Preferisco il Silver Tip, devo essere onesto, preferisco di gran lunga il Silver Tip. Oppure il misto tasto, oppure devo dire la verità, non si sente, non è che si fa sentire tanto e non lo sento pungere come questo. Questo proprio dà certe beccate di tutto rispetto. Va bene, dai, va bene così. Vado a farmi un attimo le mani, mi asciugo e via di rasoio. Vedo di. Un po' di traverso, voglio andare piano però su questa zona qui che sapete che è un po' di tempo che è particolarmente sensibile. Come avete potuto ben notare, non ho usato nessun tipo di parte che credo sia pure superfluo, magari. Con questo caldo i pori già sono abbastanza aperti, quindi poi è chiaro che è libera scelta, chi vuole farlo può farlo, però nel caso mio
L'ho trovato uno svantaggio quello di usare il pre, perché i pori già sono molto aperti e quindi cosa calda, e quindi anche qui vado un po' a lavorare il traverso. Ecco qui. Voglio vedere se qui sotto sento ancora qualcosina che vado a prendere. Basta, non voglio trattare più di questo. È inutile che vado a... Anche perché l'ultima barba l'ho fatta. L'ho fatta appunto come sapete. Questo è il sapone ancora residuo, vedete? E ce n'ho ancora ovviamente di là. Quindi con quel poco di sapone, vedete, ci sono ancora dei pezzi che ancora devono sciogliersi, come questo. Quindi il sapone ne bastava anche forse la metà, visto che ce n'è ancora bene, abbastanza in ciotola, e visto che vado a sciacquare il viso. Non è ultra fresco come sapone, non è che ti dà quella botta di... Però l'agrumato ovviamente è sempre, anche se magari non tutti possono essere d'accordo sulla cosa che sto per dire, ma l'agrumato dà sempre quel senso di estate. Ecco qui. Allora, per concludere questa barba, cosa vado ad usare? Niente, visto che non ho quello, non ho... Allora, quella sono... Vado ad usare Gin. Gin. E i panettiere latte, sì, ce li ho, però... C'ho gli altri Pinot, Rum, Brandy, Whisky... Ne ho quattro. Poi passami in bene, devo forza. Allora, giù. Sta barba pure è finita, ma c'è stata una bella barba a casa, bella tranquilla. Ci vediamo. Ci vediamo alla prossima sbarbata. Spero vi sia piaciuta pure questa. Mi raccomando. Seguitemi, iscrivetevi al canale, portate magente se potete, portate magente. Saluto tutti, il caro Andrea, il caro Fabione, Francesco, saluto Nico, il caro Peppone, Danilo, Cristian e
tutti quelli che mi seguono, Pasquale, Massimo, Giuseppe, al quale ancora devo rispondere al commento, scusami Giuseppe, sono tornato dal lavoro, poi vari servizi e cose varie, ti rispondo dopo, appena metto a caricare il video, ti rispondo e saluto tutti quelli che mi seguono, nuovi iscritti, vecchi iscritti, tutti. Ci vediamo alla prossima giornata, siamo arrivati ai 20 minuti, mi voglio fermare qua, vi auguro buon weekend e buona serata, domenica. Non credo di fare un altro video, basta. Quindi ci vediamo la prossima volta direttamente col video della sbarbata da banco. Ok, quella che deve essere la sbarbata da banco. Ci vediamo alla prossima e tanti cari saluti a mercoledì. Senza impegno, nel senso che cercherò di sfornare il video mercoledì. Ciao a you, ci vediamo. Fate un buon weekend e vi raccomando, passate pagato. Mi piace. Visualizzazione, cosa. Bello, tranquillo, vedete, voi vi rilassate, 20 minuti, si può fare. Ciao, adio.